Bella ragazzi, come sempre Zampi vi parla e oggi siamo tornati con un nuovo episodio del Road to Commander su World at War 2. Se notate che dall'ultimo episodio c'è uno stacco di due livelli è perché purtroppo le partite precedenti, le due partite che ho fatto prima di questa, non stavo registrando perché sono un coglione e quindi sono andate perdute. Oggi siamo qui per continuare la nostra ascesa verso il successo, perciò partiamo e non attendiamo oltre. Siamo in London Docks, che è la mappa che avevo giocato prima, cioè prima nel primo episodio, perciò tecnicamente dovrei almeno un minimo ricordarmela. Ho ucciso i miei amici, ma non puoi uccidere anche me. Vabbè, con cosa cazzo mi ha sparato? Vai, crepa, stronzo, non ti può andare sempre bene. Porca puttana. Vaffanculo. Cazzo. Merda, 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 merda. Dai, sempre stordito. Dai, datemi le piastre e morite. Muori uno. Non mi dite che ce l'ho dietro. Sì, ce l'ho dietro. E allora io gli girerò dietro a mia volta. Ok. Calmi che sono feritissimo. Questo è morto. C'è un tizio qui. Merda, adesso non so che fare perché questi sanno che sto qui. Fuori uno. Crepa. E vaffanculo. Crepa, sì, è un velivolo spia. Merda. Crepa, sì. No, 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 non su di me. Tanto sempre per cambiare. Crepa. Sempre assisto quando sparo io. Ok, adesso abbiamo uno AV. Quello non posso sperare di ucciderlo da questa distanza. Merda, quanti? Fuori uno. Ce l'ho dietro. Dai. Questi c'hanno sempre i bombardamenti, ma fammi capire. Lo stai? Va a fare in culo. Col cazzo che ti faccio uccidere. No, c'hanno un radar. Merda. Mamma mia, quanto mi fate incazzare. Comunque è arrivato il momento, secondo me, di provare un fucile d'assalto, perché io fino adesso sto usando solo mitragliette, ma non è che sono sempre adatte a tutte le mappe. Madonna, dai, in 40, sì, la prossima volta in 50. No, ma questa è una mitragliatrice, cazzo, non è un fucile d'assalto. Beh, pare di sì, c'ha pochi colpi e ci mette un secolo a ricaricare. Però dalla distanza forse potrebbe risultare utile. C'è un altro. Crepa, stronzo, sono dietro. Non ci credo con questi fucili a pompa sempre. Ci sta comunque cambiare un po' le armi, perché se mi fossilizzo sempre su quelle. Poi questi non capisco che cazzo c'hanno, perché sembra incredibile che mi ammazzano solo loro. Va bene, in due addirittura. Oddio, Omeni. Vabbè, oh. Comunque non si sa quanto cazzo sia pericoloso passare in questo corridoio, perché o ti ammazzano da destra o ti ammazzano da sinistra. Dai, sono dietro, basta, basta sbucare dal nulla. Che lobby di stronzi, veramente, che lobby di mongoloidi. Sconfitta, vabbè, ma tanto che dovevamo fare, abbiamo giocato di merda. Proviamo il Type 100 più che altro perché l'ho appena sbloccato, in genere in tutti i giochi della Seconda Guerra Mondiale è tra le armi più affidabili, perciò vediamo un po' come riusciamo a giostrarcela con questo. Una granatina lì non gliela leva nessuno, che tanto quelli. Va bene il Type 100, I like it. C'ha un bel appeal. Vabbè, in due non c'è tanto che si possa fare, ma comunque uno l'abbiamo steso, quindi. Ah, tra l'altro io ho un ordine da completare che è fare delle kill col silenziatore, perciò anche se ridurrò la portata effettiva dell'arma o il danno, lo devo fare. Oh, Madonna quanti. Vabbè, ho capito, sempre in quattro da quel cazzo di portone. E basta, adesso hanno cambiato spawn. Oh, ha ammazzato sempre me, tanto eravamo in quattro, ho ucciso tutti, ma me in particolar modo. Dai, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. 2-5, peggior partita dall'alba dei tempi a COD. Almeno riuscissi a completare l'ordine del giorno, sarei pure felice, ma qui va a finire che io non completo un emerito cazzo. Porca puttana, almeno fatemi fare i punti. Vabbè, mi rubi pure le piastrine, allora ammazzati. Non va giù, non va giù. Oh, ne arrivano a fracchi qua. Aiuto. Questo da dove esce, scusa? Oh, vai morire. Non ci credo, porco Dio.
No, 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 è impossibile. Cioè, gli devo levare sto silenziatore, assolutamente. Via dai coglioni, cioè, non me ne frega un cazzo. Capisco adesso perché l'hanno messo ordine del giorno fare delle kill col silenziatore. Perché è possibile. Punto. È semplicemente impossibile. Vabbè, oh, rankzi. Almeno questo è andato giù. Figuriamoci se quello crepa. Vabbè, almeno promozione al grado 14, non che ci faccia molto, visto che... ok, dai. Oh, basta, basta, vi prego. Cioè, io voglio cambiare mappa. Questa è veramente mostruosamente ingiocabile. Crepa, crepa, mi hai rotto i coglioni. Basta, basta. Io veramente mi chiedo cosa ho fatto di male. Cosa ho fatto di male? Dabbè, allora, o il type non è l'arma che sto cercando io, oppure qui veramente non ci siamo, eh. Non ci siamo per un cazzo. Oh, vaffanculo, va. Beh, fisso che ce n'era un altro. Preso. Non ci pensare. No, maledizione, gli ho regalato pure tre piastrine. Dai, metti fuori quella testa di cazzo. Ti rendo il favore, stronzo. Oh, non va giù, non va giù, non va giù, madonna. Che fai, spari i miei compagni, amico. Zitto, grazie Franny, mi hai salvato la vita. Quanto ci metto a cambiare arma, dai. Beh, almeno portiamola a casa, cioè quello solo chiedo a sto punto. Solo che la vinciamo. Vabbè, no, non posso usare ste armi. A cagare, fatemi prendere sta pipì per terra, va. Mamma mia. Non riesco a... sconfitta, via. Seconda di fio. Oggi proprio non va, ragazzi, non va. Ok, intanto siamo arrivati a livello 14, perciò un avanzamento ce l'abbiamo avuto. Adesso vediamo un po' di modificare quello che abbiamo, perché finora la vedo veramente male. Oh, al prossimo livello sblocchiamo l'STG 44, che non dovrebbe essere affatto male, perciò se riusciamo a fare un livello in questa partita, cosa che mi sto veramente augurando, perché sennò potrebbe essere un problema. Oh, uccisione confermata in USS Texas, che è la mappa veramente che adoro di più probabilmente del gioco. Vabbè, non ne sto a trovare mezzo. Ok, primo si è trovato, c'è un altro qui. Dai, ma vuoi crepare, per favore? Oh, io li sto cercando, ma non lì. Ecco dove sono, perché... Uccisione confermata. Crepa, sì. Vai che andiamo bene, prendiamoci la piastra e continuiamo a correre. Occhio, perché qua... Ma non ci credo. Dai, quante altre kill devo fare con questo silenziatore di merda, per favore. Non ce la faccio più. Mamma mia. Dai, basta! Basta, per Dio, non è pensabile. Dai, mammi, madonna mia. Porca puttana, ma io che devo fare? Cioè, come devo fare su sto gioco? Qualcuno me lo spiega. Cioè, perché una partita mi va tutto a gonfie vele e una non riesco a tirarmi giù un mezzo? Non ho cazzo di armi dalla distanza. Cioè, ma porco di... Vaffanculo, te che cazzo sei, stronzo? Ma va a cagare. Fisso che ci fa... Oh, vedi allora che con le armi dalla distanza la musica cambia. Merda quanti. Oddio, non ci credo, l'avevo quasi preso. Madonna, ce n'è un'altra. No. Dai, un piccolo sforzo, devo arrivare a livello 15. Poi probabilmente, ecco. Muori. Sempre assist, vero? Eccolo dov'è, merda. Madonna, aiutatemi un minimo. Eccoli, va bene, dai, oh, io... Ma quello che cazzo... Dai, basta, ma è possibile che nessuno si accorge che ci stanno dietro al culo? Arrivano dal ponte di sinistra. Vaffanculo. Io ricarico. Ho uno scambiabare continuo sta partita. Dai, basta, ma come fa? Come fa? Vabbè, le partite peggiori della mia vita, quelle di questo episodio, veramente... Oh, grazie alla granata, addirittura sono riuscito a fare una kill, mi sento quasi forte, cioè, ma vi rendete conto di che cazzo parlo? No, non muore, non muore, non muore, non muore.
non muore. Faccio manco un cazzo di punto, quello è il problema. Perché giustamente, non ammazzando nessuno, posso pretendere di far punti, no? Va a cagare, va. Crepa pure te. Che mo' mi state a rompere i coglioni. E te che fai? Sei vivo? Merda! Dai, stavo quasi recuperando. Però siamo sotto di 6. Va bene, va bene, va bene. Mi inchino alla tua potenza, Sire. Peccato che sta granata va, stronzi. Tanto morite pure voi, prima o poi. Cazzo. Muori, muori. E dai, finita, sconfitta pure questa. Perfetto, non credo che avremo nemmeno raggiunto il livello necessario a sbloccare l'STG. Perciò ci toccherà un'altra partita come minimo. Ok, livello 15, perfetto. Quindi facciamoci subito la classe con l'STG, sperando di avere i soldi per sbloccarla, anche se credo di sì. Ok, STG 44, vediamo di metterla qua. Non ho capito qual è la differenza se io, pur avendo questa divisione, magari posso usare qualsiasi arma. Cioè, qual è il senso? Signor, questo episodio del Rotto Commander si conclude qui. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi, ciao da Zampetti, bella.